In attesa dei rimedi a breve termine annunciati dagli addetti ai lavori, perdura e si aggrava la crisi idrica ad Agrigento. Il microfono del videogiornale in città. Tutta questione politica, dei soldi. Il business è diventato l'acqua. Capito? C'è chi c'ha l'acqua e c'è chi non ha ad Agrigento. L'acqua se la sono venduta ai francesi. Tu lo sai benissimo. Nestlé, i francesi, tutti cambiano società, falliscono, per truffare la povera gente. Beh, effettivamente non è come prima, c'è molta differenza, l'acqua diciamo che la desideriamo. Speriamo che qualcuno faccia qualche cosa e si interessi dei cittadini, tutto qua. Momentaneamente da me c'è l'acqua, però non lo so, veramente c'è crisi in tutta la Sicilia, non lo so se riescono a ripristinare questo dissalatore, perché giustamente c'è il dissalatore, no? A Portebello, quindi sarebbe buono. Vediamo, aspettiamo, dai. Acqua poca e purtroppo le condotte sono quelle che sono. Speriamo che il buon Dio metta nei cuori delle persone più che altro la disponibilità di quello che non vanno, cioè come se fosse una famiglia, questo ancora non si è capito. Acqua ha bisogno primario, immondizia ha bisogno primario, queste sono le cose che bisogna valorizzare e fare andare avanti. Ma purtroppo le amministrazioni non so quello che hanno nella loro mente, però se le cose vanno male, purtroppo bisogna anche accettarle, però bisogna anche riflettere per quello che sono. Ma insomma, non è che arriva ogni giorno, insomma, arriva. Forse una volta in settimana, non lo so. Io non c'ho, c'ho il rubinetto, ma non lo apro mai perché dietro la lavatrice e non lo posso aprire. Se non ho piovuto, come deve venire l'acqua? Quest'anno non ho piovuto niente, eccetto scarse d'acqua. Ogni giorno, e dove siamo? Ogni giorno sto dicendo una cosa che non si è mai realizzata ad Agrigento. L'acqua ogni giorno è un'utopia. Se tutto va bene ogni 6-7 giorni, se tutto va bene, saremo a vedere come va a finire. Non vivo ad Agrigento, vivo a Sciacca, ma il problema è assolutamente uguale dappertutto, i turni idrici sono sempre più dilatati nel tempo e con pressione molto molto bassa, per cui molte delle zone non vengono diciamo servite, sta diventando davvero un problema sociale che va assolutamente aggredito da chi ha la competenza per poter risolvere. Fino a quando non vanno i dissalatori, questi nostri politici, questa Sicilia sarà sempre all'abbandono totale, perché io vengo da un'esperienza, vivo all'isola di Linosa e prima eravamo in questa maniera. Da quando ci hanno fatto il dissalatore noi abbiamo acqua a volontà. Chiaramente abbiamo le cisterne a casa nostra, quando succede qualche guasto abbiamo un'autonomia anche di 40 giorni. Non paghiamo tanto come acqua, diciamo che è normale. Come acqua non si paga tanto, è l'immondizia che paghiamo tanto. E io vedo questa situazione qua che c'è mare dappertutto e poi c'è una Sicilia abbandonata. Abbiamo avuto dei ministri che potevano fare miracoli su questa Agrigento, sulla parte di Agrigento, Sciacca, tutto, e invece ci lasciano così a sbattere. È un sistema sbagliato, il sindaco se ne frega. Ok? E questo problema non si può risolvere aggiustando o riparando giornalmente le condutture, ma ci vuole una infrastruttura come si deve. È una questione di cervello e di logica. Sono cose che si devono fare immediatamente, perché se io dovessi rimanere senza acqua andrei al comune e me lo mangerei il sindaco, cioè proprio me lo mangerei, perché restare senza acqua è una cosa gravissima. Il sindaco non è cosa di fare il sindaco.